Ciao a tutti cari amici e benvenuti a questo nuovo video. La sosta delle nazionali continua, ma siamo qua ovviamente a seguire tutto quello che possiamo seguire anche a livello di Juventus femminile e Juventus Youth. In questo video parliamo della Juventus Youth, è il primo video che faccio oggi, più tardi uscirà quello sulla partita della Juventus Women. Bene, dunque, stamattina la Juventus ha vinto la Teitis Cup, ne ha vinte due, una con l'Under 9 e una con l'Under 11. Che cos'è la Teitis Cup? È una coppa che si gioca a Vilnius in Lituania ed è una coppa dove ci sono delle squadre veramente importanti. Faccio un esempio: Manchester City, Torino, Atalanta, eccetera, 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 tante squadre, altre squadre inglesi. Insomma, è un torneo veramente importante e prestigioso. E la Juventus, dopo aver vinto con l'Under 12 il torneo autunnale, nel torneo primaverile lo porta a casa con l'Under 9 e l'Under 11. Vi vado a illustrare il cammino, soprattutto delle due squadre. Juventus, che era inserita nel gruppo B di qualificazione, ha battuto il Talent Varsavia 6-2, poi ha battuto il Deviatka di Mosca 7-1 e poi la Teitis 2, cioè la Teitis seconda squadra riserve di Vilnius 13-0. Insomma, i padroni di casa che non hanno tenuto botta alla Juve. Con questa vittoria la Juve supera il primo girone e si qualifica. C'era anche il Milan, a proposito, Milan, Barcellona. È passata al turno successivo. Il turno successivo, cioè nei due gironi, quelli diciamo di semifinale, la Juve è stata inserita con lo Smena di Minsk e con lo Junior di Minsk, due squadre appunto di Minsk. Ecco, la Juventus ha vinto 4-0 con lo Smena e 4-0 con lo Junior Minsk. Con questo risultato la Juventus si è qualificata appunto per la finale del primo e secondo posto, dove ha affrontato lo Zenit Mosca, che ovviamente fa sempre parte della franchigia Zenit, ma è la squadra di Mosca e non di San Pietroburgo. E in una rocambolesca finale ha portato a casa un risultato importante, battendola per 6-5. Insomma, quindi Juve che vince questo torneo con un 6-5, che non è ovviamente un risultato che, insomma, c'è sempre, che è un risultato che succede spesso. Ecco, questa era per gli under 9, ma adesso arriviamo agli under 11, che è forse quello più prestigioso, perché comunque, come detto prima, sai, come tutti i tornei giovanili, man mano che si sale d'età diventano più prestigiosi. La Juve era inserita nel gruppo A con la Rodina di Mosca e ancora con l'Ateitis, però l'Ateitis prima squadra, ecco, insomma, non in Under 9 c'erano col 2, questa è proprio la Teitis. La Juventus ha battuto la Teitis 4-0 e ha pareggiato con Rodina Mosca 1-1. Con questo risultato ha vinto il girone ed è passata sempre nel gruppo G per appunto i gironi di semifinali. Ha affrontato il Minsk battendolo per 3-1, poi ha giocato con gli austriaci del Liepaja, vincendo anche qua 7-0, risultato veramente rotondo, e qualificandosi appunto così alla finalissima. La finalissima si è giocata stamattina, sempre stamattina, contro la Dinamo Minsk, quindi squadra bielorussa molto molto insidiosa. E la Juventus ha vinto 2-0, ha vinto una bella partita qua in maniera più rotonda, più non tanto rocambolesca, e dunque si è portata a casa questi tornei. La Juventus che ha vinto questi due tornei, che insieme alla semifinale già ottenuta al Viareggio, io come ho detto sono già contento di quello che ha fatto il Viareggio la Juventus. Vittoria Viareggio, doppia vittoria alla Teitis Cup. A questo ci aggiungiamo che la Primavera Femminile ha già vinto il girone di qualificazione. Direi che il settore giovanile bianconero porta a casa un weekend finora perfettamente di primo livello assoluto. Dunque la Juventus vince la Teitis Cup International Youth Football Tournament sia per l'Under 11 che per l'Under 9. Io chiudo qua questo video e vi do appuntamento col prossimo video del canale. Ciao!